necessario avere un punto di ritrovo proprio perché quando c'è maltempo abbiamo difficoltà. Oggi per esempio ho iniziato a lavorare dalle 10:30 fino alle 3 ho fatto due consegne, sarebbero 6 ore di lavoro. Sì. Attualmente adesso non avrei avuto l'appoggio della struttura alle mie spalle, mi sarei ritrovata a stare 6 ore per strada per due consegne, perché poi tra l'altro il lavoro è poco, non avendo un appoggio per andare in bagno, scusami il modo, non avendo un appoggio per mangiare qualcosa, quindi ci sono volte che tu stai anche tutta la giornata senza mangiare. Anche socializzare un attimo con il proprio collega fa piacere perché poi tutta la giornata sul motorino avanti e indietro non è piacevole stare da soli. Scusami, sono un po' emozionata. Da qui interviene per dare informazione e formazione su tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, quindi come evitare gli infortuni, come evitare la malattia professionale. È una categoria assicurata da più di un anno con INAIL. Questi nuovi lavoratori hanno necessità di un'informazione attenta su quelli che sono i diritti, ma soprattutto lavorare in sicurezza significa lavorare rispettando le regole. Questo è un passaggio determinante e fondamentale. Questi locali della città di Napoli ospitano delle progettualità ambiziose. La Bicycle House diventa da oggi Casa dei Rider, un progetto prima Casa dei Rider in Italia che vuole essere un punto di riferimento per i diritti che vengono negati, un punto di riferimento per la sicurezza di questi lavoratori così fortemente esposti. Allora, questa è la Casa dei Rider ed è stata voluta, sono anni, dalla NIDIL CGIL Napoli. Penso che questa iniziativa a Napoli, che è la prima in tutta Italia, non è altro che un'azione positiva che si potrà rivolgere come riflesso e anche un condizionamento ellittico su tutta la regione. E perché no, anche potrebbe essere esportata anche a livello italiano. Comunque